sarà importante anche lì essere rapidi nelle rotazioni nel momento in cui giocheranno situazioni di pick and roll che loro raramente concludono andando dentro l'area ma aprendosi. Quindi sarà importante essere rapidi nei cambi, rapidi nelle rotazioni. Insomma, una squadra che chiaramente ci costringerà comunque proprio dal punto di vista difensivo a accelerare i tempi di reazione dei nostri aiuti, della nostra rotazione, dei nostri cambi. Secondo me siamo riusciti rafforzati per due motivi. Uno, perché abbiamo giocato con loro una partita dove alla pari per 37 minuti, per 38 minuti. E questa è una... E l'altra perché siamo usciti... Se ne avevamo bisogno, perché sai, poi dopo io dico le cose e poi dopo devi sempre poi verificarle. E la consapevolezza che per arrivare a quella fisicità, ne avete parlato anche con Colombini, e noi dobbiamo fare della strada. Allora, per questo dico che ci sono due motivi. Uno, perché abbiamo comunque giocato una partita alla pari. Due, perché ognuno singolarmente... avrà verificato le difficoltà. Voglio dire, Ruzier, che gioca contro Ragland, che rispetto a Ruzier sembra un giocatore di football americano, perché ha 15 kg in più, ma non solo Ragland, ma anche Mitchum stesso. Cioè, lo metti vicino a Miki, e Miki sembrava un bambino del minimo. Queste sono le cose che chiaramente ogni giocatore deve toccare con mano. Perché sai, l'allenatore glielo dice, il preparatore atletico glielo dice, no? Però vai sul campo e sbatti contro un muro.